Benvenuti, siamo alla 52esima puntata del tutorial sulla chitarra. Oggi parliamo in dettaglio di un'altra modulazione per accordi comuni, quella che interpreta l'accordo minore settima come sesto grado di una scala diatonica rispetto agli accordi precedenti e come secondo grado di una scala diatonica rispetto agli accordi successivi nel brano. Proprio su questo canale, quando il numero degli iscritti ce lo consentirà, ho intenzione di proporre degli streaming su diverse tematiche della chitarra e per farlo ho bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al canale cliccando qui sotto. Grazie! Come anticipavo durante l'introduzione, in questa puntata studiamo la modulazione che ha come accordo comune il minore settimo, considerato come sesto grado della scala di partenza e secondo grado di quella di arrivo. Rispetto allo schema generale delle modulazioni per accordi comuni, siamo nella casistica evidenziata nella figura in sovraimpressione. Per fissare le idee rispetto a quello che vi sto raccontando è fondamentale vedere un paio di esempi. Il primo esempio nell'ambito della musica pop è un pezzo del grande Bob Dylan che si chiama Lay, Lady, Lay. Lay, Lady, Lay. Lay across my big brass band. Lay, lady, lay. Lay across my big brass band. Praticamente in questo pezzo l'accordo comune minore settimo è il Si minore, perché rispetto agli accordi successivi, quindi rispetto ciclicamente al La e al Do diesis minore, è chiaramente parte della scala di La. Mentre rispetto agli accordi precedenti, cioè rispetto al Sol e Si minore, potrebbe appartenere sia alla scala di Sol che a quella di Re. Ci scioglie il dubbio il discorso di andare a vedere la melodia che fa. Lay across my big brass bed. E in questa melodia c'è il Do diesis. Questo significa che esclude la scala di Sol e si tratta della scala di Re. Riepilogando, il Si minore rispetto agli accordi precedenti è il sesto grado e rispetto agli accordi successivi rappresenta il secondo grado. Invece, come esempio nel campo del jazz, vediamo lo standard conosciutissimo Stardust. E così via. Questo standard a un certo punto ha l'accordo di La minore. L'accordo di La minore che viene da due accordi Sol settimo e Do che rimarcano il fatto che l'accordo rappresenta il sesto grado della scala. Successivamente all'accordo di La minore c'è subito l'accordo di Re settimo qui e quindi rimarca il fatto che
Il La minore rispetto agli accordi successivi è il secondo grado perché fa parte della scala di Sol. Anche oggi siamo alla fine della puntata. Nella prossima, che sarà sempre sabato su questo stesso canale alle ore 13, parleremo di un'altra modulazione per accordi comuni, sempre con l'accordo minore settimo. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, clicca mi piace, condividilo con amici e conoscenti, ma soprattutto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime puntate. A presto!